Ben ritrovati, siamo al terzo appuntamento con gli edifici che stiamo ristrutturando e dopo la futura galleria d'arte moderna, la prossima biblioteca multimediale, eccoci in questo straordinario scenario che è il Palazzo Badini, un palazzo del XVII secolo, uno dei più importanti di Pordenone in, che si affaccia su piazzetta Cavour e che abbiamo acquisito qualche anno fa eh, dalla Banca Popolare Friuladria e che abbiamo destinato alla sede universitaria e in particolare alla facoltà di scienze multimediali. Eh, siamo qui in quella che è la parte nobile del palazzo, vedrete anche oggi un grande cantiere come negli altri due casi, le opere saranno finite per settembre, siamo oramai alle finiture. Qui siamo nel grande salone dei ricevimenti che diventerà il salone delle lauree. Eh, voi sapete che in questo momento eh, anche eh, nel polo universitario di Via Prasecco non c'è una sala di rappresentanza dove eh, poter appunto eh, consegnare le lauree e quant'altro. Questa diventerà il salone di rappresentanza del consorzio universitario e eh, quindi si presterà a sala convegni, a eh, ospitare come dicevo appunto le lauree e a molti altri usi. Fra l'altro avrà un'entrata. Eh, autonoma rispetto al resto del palazzo, per cui la città si arricchirà anche in questo caso eh, di una sala per convegni e quant'altro. Eh, avrete notato che sia nella Galleria d'Arte Moderna, per chi ha seguito i tre servizi, sia. Nella biblioteca multimediale abbiamo sempre voluto creare anche delle sale eh, per la città con entrate autonome rispetto agli edifici, proprio per far sì che i cittadini di Pordenone possano proprio vivere anche queste sedi istituzionali che di fatto diventano sedi della nostra, della nostra città. Allora partiamo in questo nostro viaggio di una decina di minuti, contrariamente alle altre volte, partiamo proprio dal piano nobile per poi andare al secondo piano dove ci sono i, in costruzione i laboratori e poi scendere al piano terra dove c'è l'aula master. Allora, in questo piano, come vi dicevo, abbiamo queste funzioni, la sala delle lauree, il salone principale, poi da questa parte abbiamo una prima eh, sala, una prima sala eh, per i professori e per ricevimenti in, in generale e anche didattica. Poi eh, ci affacciamo a una ulteriore sala molto importante, come vedete anche qui una sala veramente prestigiosa e questa sala diventerà un'aula didattica ed è, sarà complementare al salone principale dove eh, ci saranno appunto le lauree, i convegni eccetera. Mentre in queste due stanze dove andremo adesso saranno proprio le stanze di eh, eh, rappresentanza del consorzio universitario, quindi le due stanze dove ci sarà la presidenza, la direzione. Come vedete sono sale affrescate, eh, sale molto molto importanti. Questo è un patrimonio che... Beh, insomma, posso anche dirlo con orgoglio, eh, abbiamo acquisito nuovamente alla città, eh, io penso che palazzi come questi possano anche eh, fare veramente bella vista e, ed essere un biglietto da visita per la nostra città, averli acquisiti al patrimonio comunale è comunque un capitale che non verrà mai eh, meno per quanto riguarda la città. Eccoci, qui siamo al secondo piano, eh, in questo sottotetto veramente molto bello eh, che è stato proprio ripreso completamente, eh, una volta qui c'erano degli archivi. Qui verranno i laboratori del corso di scienze multimediali. Abbiamo deciso di destinare Palazzo Badini proprio al corso di laurea in scienze multimediali eh, proprio perché l'Università di Udine si incardinerà qui a Pordenone con il, con il corso. Laboratori eh, che verranno allestiti dall'Università eh, dall di Udine saranno all'avanguardia come vedete il pavimento è tutto flottante proprio perché possano passare sotto i cavi tecnici per i vari computer, i vari, i vari macchinari eccetera eccetera quindi anche qui un lavoro fatto veramente in modo, in modo certosino da questa parte abbiamo un accesso eh, eh, autonomo abbiamo due accessi uno che arriva direttamente dalla parte esterna con eh, sia ascensori che scale autonome e che permettono quindi di avere una sorta di possibilità di chiudere da una parte e di tenere aperta solo un accesso secondario, proprio per poter usufruire al meglio di queste, di queste strutture. Eccoci nel piano dedicato agli uffici del corso di laurea, quindi uffici per i professori, uffici amministrativi, qui come vedete siamo in pieno, in pieno lavoro, stiamo finendo i pavimenti, oramai... Siamo molto avanti eh, perché l'intera struttura verrà eh, finita per settembre e verrà consegnata entro novembre al consorzio universitario, che poi la destinerà, come abbiamo detto, al corso di laurea in scienze multimediali. Come vedete, tutta la parte amministrativa è molto ampia, abbiamo mantenuto quella che era la struttura esistente, chi aveva il conto alla Banca Cattolica, poi all'Ambrosiano Veneto e poi alla Friuladria, riconoscerà in questi corridoi proprio gli uffici, qui non c'è stato nessun lavoro di ristrutturazione particolare, ma sono stati fatti dei lavori su pavimentazione, soprattutto tutti i lavori di cablatura e di servizi vari. Ecco. Quindi in questa parte che si affaccia su Corso Garibaldi e su Piazza Cavour abbiamo proprio eh, la parte amministrativa. Siamo al piano terra, proprio l'entrata, come vedete, da piazza eh, Cavour. Sopra c'è il piano nobile, come avete visto, ci sono gli uffici. E siamo nel, proprio all'entrata di questo palazzo, così bello, così importante per la nostra città. In questo androne ci sarà l'accoglimento, e invece, da eh, questa parte, in questa parte, si apre l'aula master un'aula importante perché qui verranno fatte una serie di, ma di master eh, organizzati dal corso di laurea e non solo. E ci sono poi delle altre, eh, delle altre salette per quanto riguarda eh, l'accoglienza ai professori e eh, ai ragazzi eh, nel loro colloquio con, con, eh, con i professori. Io chiudo questo breve viaggio anche... Su Palazzo Badini, ricordandovi cos'è l'università eh, per Pordenone, noi abbiamo questo consorzio universitario. Il comune di Pordenone è uno dei, soci, dei tre soci fondatori e eh, con la mia amministrazione ho sempre creduto che il consorzio universitario sia una delle chiavi di volta per il futuro di questa città. Eh, ne sono stato presidente per un paio d'anni e proprio eh, ho voluto fortemente l'acquisto di questo palazzo che è avvenuto con la vendita, se vi ricordate, qualche anno fa della colonia che avevamo a Caulle e con quei soldi li abbiamo reinvestiti proprio per l'acquisto di questo palazzo, per la ristrutturazione di questo palazzo. Convinti come siamo che gli studi universitari, il futuro dei nostri ragazzi, sia anche il futuro della nostra comunità. Noi non possiamo prescindere dall'avere un'università eh, su questo territorio, un'università. Non fine a se stessa, non con corsi di laurea eh, particolari, ma con corsi di laurea che abbiano proprio una attinenza molto forte con il nostro territorio, da qui ingegneria, economia, eh, scienze multimediali, cioè tutte cose legate alle nostre aziende, alla possibilità delle nostre aziende di essere innovative, alla possibilità delle nostre aziende di poter competere nel mercato mondiale. Solo formando i nostri ragazzi possiamo pensare di eh, poter continuare ad essere competitivi, di dare alle nostre aziende quel valore aggiunto per, poter, eh, per poterlo essere. Nel contempo c'è anche un lato economico e sociale importante per le nostre famiglie, perché provate a pensare cosa significa appunto per una, eh, per una famiglia poter far studiare il proprio ragazzo eh, a Pordenone in termini economici. Molti ragazzi rinunciano ad andare all'università proprio perché il costo del mantenimento è un costo molto elevato. Il continuare ad avere ingegneria, economia, scienze multimediali significa poter permettere a molti ragazzi di poter frequentare un'università importante, in questo caso Udine come scienze multimediali, ma anche Udine Trieste come eh, in, uh, ingegneria e quindi avere un, uh, un ritorno economico all'interno delle famiglie eh, molto importante. E in più c'è la parte economica anche degli affitti perché Finalmente è partito anche un mini mercato, una quota molto piccola ma significativa anche questa perché molti appartamenti cominciano ad essere affittati anche a studenti eh, universitari. Quindi il puntare sull'università, il poter mettere a disposizione dell'università strutture diventa fondamentale eh, per vari aspetti della nostra, vita, della nostra vita comunitaria. E allora noi continueremo su questa strada, nei prossimi, eh, nelle prossime, nei prossimi mesi apriremo anche la nuova residenza universitaria presso il polo di via eh, Prasecco, la mensa è già stata aperta e sono stati finiti i tre lotti eh, iniziali, insomma un'università che cresce, abbiamo 1800 eh, ragazzi eh, che sono iscritti ai nostri corsi e insomma eh, nonostante la riforma Germini vada ad una chiusura delle varie eh, sedi secondarie dell'università e quindi vada in controtendenza rispetto a questo nostro eh, lavorare, io sono convinto che invece eh, qui eh, c'è ancora la necessità di fare molto e di investire, perché investire sull'università, investire sui ragazzi, come ho detto eh, poc'anzi, vuol dire investire sul futuro della nostra comunità. E la nostra è una comunità forte, una comunità importante, con imprese importanti e eh, se può attingere all'interno eh, di essa per poter eh, avere ragazzi preparati ad affrontare il futuro è assolutamente meglio e quindi eh, con, questo, con questo auspicio io vi saluto e vi do appuntamento a una prossima puntata di Progetto Comune.